sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Passeranno, mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà. Siamo a Ruino con Magri Antonio, autore del libro Il cuore sulle colline, per descrivere sul posto come è avvenuta l'uccisione del partigiano Ennio Del Monte nel gennaio del 1945. Ci troviamo nel borgo di Ruino, di Colli Verdi, e siamo vicino alla lapide del partigiano matteottino Ennio Del Monte, caduto qui il 29 gennaio del 1945 per mano nazista. Il partigiano fu ucciso poco lontano da qua, da quattro nazisti che spararono dalla chiesa. Il cippo ovviamente è stato portato qui per motivi di comodità vicino alla strada. Ricordo Giuseppe Rocca la fase di come è stato ucciso il patriota, perché era lì vicino. Il ragazzo, dopo la sua morte, fu sepolto al cimitero di Ruino, poi successivamente venne riesumato dai propri cari e portato a Campomorone di Genova, dove era originario. Lui era di Costa Fedele, vicino Montubeccaria, ma era originario appunto di Campomorone, in provincia di Genova. Per le vittime nostre invendicate, per liberarlo presso nostra gente, ritorna sempre vinto nella lotta il patriota. Ritorna sempre vinto nella lotta. Siamo qui nel borgo di Ruino, del borgo di Ruino, presentiamo due personaggi che sono stati testimoni oculari della morte del partigiano Del Monte Ennio, avvenuto il 29 gennaio del 1945. Sono la signora Gatti Maria e Giuseppe Rocca. Gatti Maria del 1900, classe 1931, e Giuseppe Rocca classe 1937. Giuseppe Gatti Maria abitava nella frazione Pareto che abbiamo filmato, e si ricorda questa cosa, che quando fu ucciso Ennio Del Monte, dopo 15 giorni lei andò a prendere l'acqua vicino alla fontana, perché fu ucciso su una carrarece vicino alla fontana, e siccome c'era la neve quando fu ucciso, la neve si era sciolta e lei vide una bomba a mano, si spaventò molto la signora. E ricordo che tornò a casa da suo padre e disse di aver spaventato, di aver trovato questa bomba. E il genitore tornò là con il figlio, presero questa bomba, la portarono al municipio di Pometo e la consegnarono. No, vero Maria? Vero Maria? Che è così? Ecco, succede così. E la signora Gatti conosceva personalmente Ennio Del Monte, perché era qui, abbiamo detto, con i matteottini di Fusco. E ricordo un aneddoto, mi spiegò un aneddoto, che quando
venivano a ballare qui vicino alla casa di Kerlen, chiamata la casa di Kerlen. Lei andava a vedere, aveva già 12 anni. Questo del Botte probabilmente era anche un bel ragazzo, Maria, no? E magari Maria lo guardava con un certo affetto. Mi faceva parlare. E ricordo che mi hai raccontato questa cosa qua, che ti ha detto, si è rivolto a te dicendo ti naso lì su, tutta virtù. Ecco, questa cosa rimane impressa. E io me lo sono sempre ricordato. Ecco, racconta. Perché poi avendo avuto questa brutta fine qua, non mi sono più dimenticata che mi aveva detto naso all'insù, tutta virtù. Mi ricordo. Una bellissima cosa. Ancora una bellissima cosa. Da fare mi viene il magone. Lo immagino. Invece Giuseppe Rocca è un profondo conoscitore della storia. L'era più giovane Giuseppino. Certo, Giuseppino aveva già 8 anni, quindi si ricorda bene, perché ricorda che quando arrivarono i quattro tedeschi della SS italiane, perché parlavano l'italiano, lui si trovava proprio qui col papà, sbaglio, in questa zona qui a spaccare la legna. Dove ti trovavi proprio? Quando sono venuti, sì, il 23 novembre. No, parliamo di quando è stato ucciso, con i quattro colpi. Eri qui che spaccavi la legna, mi avevi raccontato, col papà. Passarono di qua, lui li vide, andarono là in alto alla chiesa, vicino alla chiesa dove c'era la canonica, però nel frattempo i quattro tedeschi che scendevano furono avvistati dai partigiani di Fusco, che erano una decina, e si suddivisero. Un gruppo scese lì dalla carareccia di casa Carlin e andarono vicino alla fontana dove poi fu ucciso. Gli altri invece proseguirono fino alla chiesa e scesero nella carareccia e andarono nel bosco. Cos'è successo? Questi quattro tedeschi arrivarono là vicino alla canonica, guardarono in direzione Pareto, allora c'era la neve, c'era molto pulito, e li videro col cannocchiale, senza cannocchiale, fatto sta che spararono 4 colpi con un Mauser che lui udì bene distintamente, Rocca, con il Chaktum, il famoso Chaktum, era un fucile tedesco della prima guerra mondiale, però molto preciso, e colpirono questo Ennio del Monte. Poi lui si ricorda che uno di essi, di questi tedeschi, passò di corsa, no, con lunghi passi, andò fino al Carmine e riportò i 10 camerati che erano là al Carmine, e li portò giù e andarono vicino al morto. Mentre arrivarono là, questa è la cosa importante da dire, che mi aveva raccomandato, mi aveva detto, è che i partigiani non spararono, perché Fusco, comandante, un grande comandante di grande responsabilità, erano 4 tedeschi, avrebbero potuto colpirli, ma ovviamente poi ci sarebbe stata la rappresaglia. Quindi merito al comandante Cesare Pozzi, che diede ordine sicuramente di non sparare, e i 3 partigiani che erano vicino ad Ennio del Monte in mezzo alla neve, anche perché per scappare era difficile, però non reagirono, non spararono, furono catturati e furono portati a Torre degli Alberi alle scuole, no, Giuseppino, tu? E il papà di Carlo Dossena, di Torre degli Alberi, no, faccio una premessa, li portarono là. Il giorno dopo i tedeschi andarono a Nebbiano e passarono di qua, certo, a piedi. Passarono di qua, certo. Portarono là e furono chiamati per andare a dare una mano al presidio di Nebbiano, perché era attaccato. E lasciarono lì qualche tedesco, 2 o 3 tedeschi, i partigiani lo seppero, andarono là, circondarono la caserma, la scuola, e ci fu una piccola sparatoria, e poi intervenne il papà di Carlo Dossena, che appunto intercedette vicino ai tedeschi, probabilmente erano tedeschi italiani del Sud Tirol, e riuscirono comunque a liberarli senza spargimento di sangue. Quindi l'esito fu che furono liberati i 3 partigiani. E poi c'è l'episodio, però quell'episodio è prima, è del 23 novembre, no? Quello della pecora. C'è un bel episodio, perché facevano le puntate, ogni tanto facevano le puntate questi tedeschi. Neanche il 23. No, fatti diversi.
Sono dopo una settimana. Dopo una settimana? Sono arrivati tre camion di SS. Ho capito. E si sono fermati qua, c'era un po' di spazio. E c'erano molte famiglie. Ormai era il mese di dicembre, la gente allevava tutti i polli, occhi, tacchini e così. E loro avevano dei bastoni così, no? Perché la, erano in giro per il paese. Per razziare tutti gli animali. E li uccidevano, li tagliavano la testa. Così, e rompevano le gambe e loro, loro li prendevano e li buttavano sul camion. Prendevano anche i maiali e le pecore, animali un po' leggeri. Io ero quella finestra là, vedevo tutto. E lui abitava lì? E qua c'era il mio portichetto, che c'era attaccata la pecora, e vedo che la slega e viene su. Io ero la mia pecora, io non so il valore, ma io sono corso e l'ho preso proprio lì. Ho abbracciato la mia pecora. E si è aggrappato il vello. E l'abbraccia su, e cullarsi un po'. La mia pecora sempre pietosito. Sempre pietosito della pecora. L'ho visto, me la porta via. E allora lui è tornato indietro e l'ha legato al suo posto. Una bella scena. È salvato la pecora. È salvato la pecora, un episodio un po' particolare che si innesta in questi momenti terribili dove questi razziatori non avevano pietà per nessuno, a volte uccidevano, in alcune occasioni nel mio libro lo descrivo, una che si era opposta per fermare veramente una pecora, un mongolo tirò fuori il coltello, gli fece il segno di tagliargli la gola. Il 23 novembre si sono fermati qua, hanno dormito qua, hanno fatto di tutto, hanno fatto di tutto, però non hanno ucciso, però gli uomini giovani erano sbandati, non lo so, non ce n'era, gli anziani li hanno presi tutti, li hanno portati lì in una casa lì e l'hanno tenuti lì, però la sera li hanno lasciati andare, perché anche gli anziani qua avevano tutta la stalla con i buoi, la mucca e così, dovevano fare anche un po' di lavori. Adesso così. Fammi capire, scendete dalla chiesa e dopo la sera hanno lasciati adesso andare. Adesso sta registrando. Sì. Il mattino si sono messi per partire, per andare via, però saranno andati via a mezzogiorno. E lì lei non c'era ancora qua, è venuta dopo, era ancora una bambina. Lì c'aveva la stalla lei e avevano, parlare in italiano però. Dillo pure il dialetto. E aveva i buoi lì, sì. E gli aveva messo giù il gioco. Per attaccare il carro, per giocare al carro, sì. Un carro dei miei di là, per caricare della roba e andava in colonna. Perché io abitavo a Pareto, loro non abitavo a Roma. Certo, l'abbiamo detto. Avevano i cavalli, i muli, tanti carriaggi, perché erano centinaia. Mio zio aveva la scala di là, l'aveva chiusa a chiave, con il lucchetto. Avendo visto che l'aveva chiuso con il lucchetto, si sospettirono, hanno messo qua i suoi buoi, ed era di suo marito, il padre di suo marito, e hanno preso su quelli là. Hai capito, ne ha lasciati e hanno preso quelli nuovi. Perché là aveva chiuso la stalla. Ci eravamo andati, Antonio, lì. Sì, siamo andati a vedere il posto dove... Proprio il posto. Dove la signora Maria... Durante il periodo delle buche, quando Alexander Rupert si fermò la linea gotica e disse che avrebbe ripreso la lotta nella primavera successiva, ovviamente i tedeschi presero due divisioni che avevano il fronte e le portarono qui per fare una battaglia antipartigiana. In quel periodo fu il momento chiamato delle buche. Mio padre, insieme a Renzo Cavanna, che poi sposò la sorella di Maria, come si chiamava Maria? Giuseppina, Renzo Cavanna e mio padre si nascosero vicino a Pareto dove abitava lei, che poi lo filmeremo, in un posto chiamato Irunkat.
Io ho sempre avuto questa cosa che mi aveva raccontato mio padre, ma non mi aveva mai spiegato dove aveva fatto la buca. E l'anno scorso, quando parlammo di questa cosa, mi fece una cosa emozionante. Andammo giù e filmammo, e io lo riporto nel mio libro, la fotografia, proprio dove, ora la buca non c'è più, ma era in un canalone dove si erano nascosti e facevano una vita tremenda, perché stavano giù, giorni. Giù, là in del fuso. E siamo andati. Quindi è stata una cosa bellissima, che io devo ringraziarti, Maria, per questa bellissima mi cosa. Devi ringraziare. Sì, no, perché mio padre purtroppo non mi aveva mai spiegato. Nella buca io c'ero stato, perché dopo... Addirittura tu c'eri stato. Sì, perché con il suo fratello aveva 2 anni più di me. Certo. Andavamo a girare. Mio fratello era un sicorro, era un tremendo, e usava tre, perché lui non andava a vedere, era curioso, come tutti i bambini, un bambino intelligente. Curiosissimo, certo. Sì. Bene. Veniamo qui questa qui. Sì, io direi di fermarci qui. Se vogliamo possiamo andare lì avanti o filmare là dove Indechis nascondeva e vedere la... Noi faremo del monte un baluardo, sapremo morire e disprezzare la vita, per noi risorgerà la nuova Italia con la guerriglia. Vi era una buca per la cisterna dove si nascondevano quando venivano i tedeschi o i fascisti. C'era un posto che si riuscivano a nascondere 4-5 persone locali, si nascondeva, c'era uno sfogliatoio, Giuseppino mi diceva qui, proprio c'era una panchina, sopra la panchina c'era questo sfogliatoio per poter respirare. Una volta sono arrivati dei tedeschi e sono andati qua in casa. Ah. E lì sopra c'avevano... Si sono passati sopra? Non c'era il tavolino. Non se ne sono accorti. Lo sapevano la gente che sotto c'era. Si muore. E loro li hanno convinti, qua è una casa piccolina, ce n'è uno di là, un po' più grande. Andare in quella là. Andiamo di là. E loro l'hanno seguiti. Così hanno tirato via quelle 2 o 3 tavelle. Per respirare. Che se no se stai lì. Qui era il punto dove si sono divisi, dove abbiamo parlato prima, si sono divisi quelli di Fusco che andarono di là, c'era anche Fusco, no, in quell'occasione, sì. E Del Monte scese per questa carreretta, se puoi filmare bene, si chiamava la strada della Fontana, perché là sotto, proprio là, adesso qua non si vede dove sono quelle piante là, c'era la fontana dove la gente andava a provvigionarsi d'acqua. E quello è l'abitato di Pareto, dove abitava Maria Gatti. Quello là è l'abitato di Pometo, ecco, che si vede, molto bello. Lì di fianco, sulla destra dell'abitato di Pareto, dove mio padre avevano fatto la buca. Poi ci sarà occasione con il drone di guardare bene. Comunque fu ucciso lì sotto, un 150 metri. Fu ucciso il Del Monte. Ci troviamo sempre nel borgo di Ruino, siamo scesi. Questa è la casa chiamata di Carlen, ci abitava un signor chiamato Carlen, dove i partigiani spesso venivano a ballare, facevano qualche festicciola, non ballavano. E mi raccontava che c'erano 4 polacchi, che nel mio libro io li descrivo, Giuseppino, che si chiamavano, adesso te lo dico, lui si ricordava, Ziga. Ecco, erano uno era chiamato l'avvocato, uno Giorgio, uno Ziga e l'altro Yazuka. Yazuka. E ballavano, lui ricorda che ballavano, il padrone della casa, siccome aveva l'ammattonato nuovo, e avevano gli scarponi con sotto i chiodi, una volta, quindi li rovinavano un po', quindi li ridervì un po', diciamo. Ecco, però questa è... E dove c'era anche la signora Maria, quella sera che ballando vide Del Monte, che era ancora vivo, e gli disse il naso all'insù, tutto per tu. Ecco. Adesso la casa è ovviamente stata ristrutturata. Ebbene, possiamo. Va bene. E noi faremo del monte un baluardo. Sei una testimone oculare. Sapremo morire e disprezzare la vita. No, niente, te lo spiego. Per noi risorgerà la nuova Italia. Con la guerriglia. Per noi risorgerà la nuova Italia. Con la guerriglia. Per le vittime nostre invendicate. Per liberar l'oppressa nostra gente, ritorna sempre vinto nella lotta, il patriota.
ritorna sempre invitto nella lotta, il patriota, il nostro grido è libertà o morte, sull'Aspromonte ci siamo fatti lupi, al piano scenderebbe la battaglia.